E quindi di mettere in modo anche le visite e quindi creare anche un movimento culturale. Per cui Napoli, questa città, era diventata tra le capitali più importanti del mondo, dell'Europa allora. E quindi questo modo di vivere con orgoglio l'essere napoletani li faceva sentire vicini alla casa. E poi questo popolo napoletano era innamorato della sua terra, amava i suoi costumi, era legato alle sue tradizioni e era unito dalla religione, che viveva con grande intensità di fede. Quindi poteva un popolo napoletano accettare queste imposizioni che venivano dal di fuori, con tutto il rispetto, io dico, per quelli che hanno prodotto la rivoluzione napoletana, perché c'erano delle menti eccezionali, delle grandi personalità, Francesco Caracciolo, Mario Pagano, Domenico Cirilli, erano degli eminenti uomini di valore, però erano fuori dalla storia per quello che riguardava Napoli, per quello che riguardava, ma non solo Napoli, ma io dico l'Europa a quel tempo, perché noi dobbiamo calarci in quella realtà storica, non come la vediamo oggi, perché i tempi di oggi sono molto diversi da quelli che erano i tempi di allora. Quindi questo è il modo di vedere la storia e di vivere la storia, dobbiamo dirla sul tempo in cui si sono svolti quei fatti. E allora, quando... Poi c'era tutto questo, c'era tutt'altro, che solo un accenno voglio fare al fatto che faceva parte di questi rivoluzionari anche un nostro concittadino, Francesco Fuoco. Era uno studioso eminente, un sacerdote, che viveva a Napoli e cultore di filosofia, di storia, di filologia, era laureato in scienze matematiche e fisiche, quindi era un uomo di un'eminenza tale, mi diceva il professore Di Biasio, che tu forse hai conosciuto, mi diceva che era di un'eminenza dal punto di vista della cultura economica, di un personaggio come